Allora, Presidente Tesserin, grazie della sua disponibilità. Niente, vado subito al sodo. Si era riusciti a votare, a far passare finalmente lo statuto regionale e pochi giorni fa anche il regolamento, con addirittura, è vero che diciamo, la Regione Veneto ha perso 10 anni per farla approvare, ma finalmente era stato approvato e addirittura all'unanimità, una cosa eccezionale. Dopo io so che lei ha curato particolarmente, diciamo, tutti gli aspetti tecnici, appunto perché c'era a priori, se non sbaglio, se dico sciocchezze mi corregga, c'era la paura che si potesse incorrere in qualche ricorso al Consiglio di Stato, eccetera, eccetera. Invece, insomma, questo statuto è stato approvato, eravamo tutti contenti. Apro il giornale l'altro giorno e il governo Monti ci rigetta tutto quanto. Ci può dire un po' il suo punto di vista, visto che lei, insomma, è quello che ha seguito, è il presidente della Commissione Statuto, insomma, chi più di lei può dire la sua, insomma. Ma direi che può sembrare una battuta, e forse lo è. Eravamo stati troppo bravi, perché non è che avevamo fatto lo statuto. Prima di votare lo statuto, che in seconda lettura abbiamo approvato l'11 gennaio di quest'anno, noi avevamo approvato altri 4 provvedimenti. Avevamo messo insieme il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 del Consiglio regionale, riducendo del 17% i costi dell'esercizio, significano 10 milioni di euro in meno. Avevamo approvato la legge elettorale che riduceva il numero dei consiglieri da 60 a 51, ma cosa è più importante ancora, avevamo approvato il parametro di un consigliere ogni 100.000 abitanti. All'interno di questa legge elettorale veniva eliminato il listino. Il che significa che tutti i consiglieri sarebbero stati eletti direttamente dal voto dei cittadini. Abbiamo preso in mano le retribuzioni, le indennità dei consiglieri e le avevamo fortemente contenute. Avevamo operato in maniera tale che il vitalizio venisse totalmente eliminato. Sono 4 provvedimenti, così presi rapidamente ed insieme, che secondo me hanno disturbato il quadro nazionale, perché se tutte le regioni avessimo fatto quello che abbiamo fatto noi, sarebbe stata una risposta importante all'intera realtà italiana di come si possono contenere i costi della politica. Pensiamo, ecco, in modo particolare al parametro 100.000. Un consigliere regionale ogni 100.000 abitanti vuol dire che il numero di consiglieri regionali nazionali sarebbe stato ridotto della metà. Ripeto, della metà. Evidentemente tutte queste operazioni portate a Roma, che avrebbero costituito un punto di riferimento importante, forse disturbavano. Forse dire che si può lavorare con coscienza per ottenere la riduzione dei costi e per snellire la macchina era un dato che preoccupava coloro che non vorranno mai capire che oggi si possono chiedere sacrifici ai cittadini, sono sempre i primi si fanno i sacrifici noi. Ci tengo a dire un dato importantissimo perché i nostri ascoltatori possono comprendere cosa vuol dire aver ridotto i consiglieri da 60 a 51. Teniamo conto che già a 60 noi siamo tra le regioni che hanno un parametro tra i più alti. Cioè 100.000 diventa ancora più alto, ma noi eravamo adesso a 85.000. Teniamo conto che solo la Lombardia, ma per il fatto che la Lombardia ha quasi 10 milioni di abitanti, ha un parametro più elevato del nostro. Ma il dato più significativo che ci teniamo sempre a dire, la provincia di Belluno, come anche la provincia di Rovigo, se andiamo a votare con questa legge elettorale, avremo all'interno dei 51 consiglieri che le due province più piccole, che hanno tra i 200 e i 300.000 abitanti, avranno due consiglieri regionali. Se paragoniamo la provincia di Belluno, che è quella più evidentemente in difficoltà, confina con le province di Bolzano e la provincia di Trento e con le province del Friuli, la provincia di Bolzano ha 36 consiglieri, 36 in riferimento a due. La provincia di Trento ha 36 consiglieri e Belluno ne avrà due. La provincia che sta a ridosso
dell'area della Carnia che confina con la provincia di Belluno, per la parte confinente 10 consiglieri, Belluno ne ha 2. Ecco, io credo che da questi numeri evidenzia come noi abbiamo fatto un grande sforzo per mettere insieme all'unanimità un consenso su questo pacchetto complessivo di norme. Ci tengo poi a dire che dentro allo statuto noi avevamo messo insieme tutti i principi di un rapporto più snello, più efficiente, più efficace con le province e con i comuni. Avevamo ispirato il tutto al concetto di razionalità ed efficienza, avevamo previsto che tutti gli enti e le società da noi fatte nascere o a cui aderiamo sarebbero state tutte riposte a seria considerazione, e avevamo assunto il principio assoluto del risultato di ottenere quello che la legge era destinata a fare, cioè ogni spesa era obbligata ad avere un riscontro effettivo. Vuol dire guardare avanti, sottoporsi alla certificazione dei bilanci e puntare fortemente al concetto di qualità. Ecco perché prima dicevo, forse questo era troppo bello, era troppo fatto bene, e a Roma allora hanno pensato che era meglio non farcelo approvare. Ci tengo sempre a ricordare che lo statuto non può essere approvato o bocciato dal governo. Il governo può solo non impugnarlo, ritenendolo idoneo, o deferirci alla Corte Costituzionale, impugnandolo. Devo dire che noi abbiamo trovato anche dei ministri con i quali siamo riusciti a ragionare, che ci avevano fatto alcune opposizioni, e le abbiamo tutte spiegate e abbiamo trovato la possibilità di superare gli argomenti su cui c'era una diversa posizione di vista. Ci siamo trovati invece nei confronti della posizione del Ministero dell'Economia e in particolare del sottosegretario, del viceministro che risponde direttamente a Monti, che ha impugnato una norma ridicola, dico ridicola per non dire molto di peggio. Noi abbiamo trascritto all'interno del concetto di autonomia finanziaria della Regione una norma che è la stessa identica, così come scritta nella famosa legge 49 che lancia il progetto del federalismo fiscale nazionale. Quella legge noi l'abbiamo ripetuta all'interno dell'articolo 30,4 che dà la possibilità alla Regione, che in sintonia con le province e con i comuni, previo assenso con la conferenza delle autonomie locali, stabilisca che le norme nazionali vengano adeguate a quelle che sono le caratteristiche specifiche del territorio e della società del nostro Veneto. Questa è la stessa identica norma che è concepita all'interno della legge 49. È stata impugnata. È stata impugnata perché io credo che a Roma di pensare questo governo seriamente a un concetto di esaltare le autonomie proprio non ci pensi. Ed è per questo che dico che diventa scandaloso che noi ci troviamo ad aver impugnato questo statuto che aveva ottenuto la unanimità, unico caso in Italia, su temi così delicati e così importanti, e che a Roma si sia preferito che questo non abbia attuazione. Cioè, io tengo il terrore di mettere mano alle province e alle regioni speciali, a quelle province e a regioni speciali che godono di privilegi non più condivisibili. Quando ho fatto prima l'esempio del numero di consiglieri, pensiamo a cosa vuol dire, che il parametro delle entrate riservate al Veneto pro abitante, riferito a quello del Bolzano, il Trento, è di un rapporto 1-4. Pensiamo al rapporto tra quello che arriva ai Veneti in riferimento a quello che arriva in Friuli, è di un rapporto 1-2. Addirittura 1-5 il rapporto nei confronti della Val d'Aosta. Sto parlando delle regioni del nord, non sto parlando volutamente nei confronti delle regioni del sud, perché lì esistono altri problemi, a cominciare dalla mafia, piuttosto che di altre realtà difficili come l'occupazione e come la difficoltà di far partire un sistema imprenditoriale adeguato, al di là degli sprechi e della incapacità di governare bene. Ecco, noi ci troviamo amaramente a dover constatare che quello che ritenevamo un atto importante, compiuto con una grande fatica da parte di tutti i consiglieri, uno statuto che non era di nessuno,
non era lo statuto di una parte politica, non era lo statuto della maggioranza, non era lo statuto dell'opposizione, ma di tutti, ripeto, tutti i gruppi consiliari oggi esistenti in Consiglio, erano orgogliosi di questo statuto, lieti di averlo fatto, convinti che all'interno di una stagione difficilissima, a capo delle istituzioni, riprendere il contatto e il collegamento con la realtà della società che sta pagando prezzi altissimi a questa crisi. E il Veneto è una delle regioni che deve più di altre contribuire al risolvimento della crisi, anche mantenendo un concetto di solidarietà e di sussidiarietà. Ecco, la bocciatura di questo statuto ci fa pensare che a Roma questo governo, non regolarmente eletto, non democraticamente insediato, di cui abbiamo bisogno perché riesca a risolvere i problemi che la politica non è riuscita a risolvere, se pensa di poter affrontare la soluzione dei problemi condannando una delle regioni che ha dimostrato negli ultimi 60 anni di poter avere occupazione, capacità imprenditoriale, trasformando la sua economia da un'economia rurale a un'economia fortemente collegata, pensando che ancora oggi la realtà del Veneto è quella che riesce ad affrontare i mercati esteri con i tassi di sviluppo più forti che non in tutte le altre regioni d'Italia, siamo davvero in condizioni di una grandissima amarezza e controllo i termini potrei parlare molto molto peggio. Ci aspettavamo da questo governo, proprio in questa stagione, che ci fosse almeno un'attenzione, almeno una disponibilità a farci colloquiare. Ci saremmo aspettati che il presidente Monti, prima di bocciare il nostro statuto, avesse chiamato il nostro presidente per chiedere conto di quelle cose. Avremmo capito di più. Così siamo obbligati a dire che è stato un atto di killeraggio inaccettabile e certamente fuori della realtà e della logica dei rapporti corretti che devono sussistere all'interno delle istituzioni. Questo non significa bocciare nella sua interezza il governo Monti, significa che abbiamo trovato dei ministri disponibili, ma altrettanto che abbiamo dei ministri che, piuttosto che essere equi, hanno preferito la strada di essere tracotanti e di dimostrare che, avendo la licenza di non dover rispondere mai a nessuno, perché non sono stati eletti, perché mai saranno eletti, occupano un posto di cui dovrebbero essere detentori di responsabilità. Secondo me hanno compiuto un atto di grande irresponsabilità. Grazie Presidente.